Eccoci qui, cari amici di La Mia Vita Spaziale. Oggi voglio parlarvi di soldi, di pagamenti con il cellulare, con un metodo veramente, veramente geniale, ma te lo spiego subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Eh sì, con il coronavirus e questa pandemia tutti siamo diventati un po' più sospettosi e meno cose si toccano, soprattutto quelle che toccano tutti, meglio è, per non rischiare magari di infettarsi anche solo con dei batteri, se non con dei virus. Quindi i soldi in contanti sono sempre meno usati e c'è stato un boom in questo periodo di pagamenti tramite il digitale. Tramite per esempio Apple Pay, questo servizio formidabile che ti permette di collegare una carta di credito, poi non la usi più, non devi dare più nessun numero, nessun codice, niente, ma semplicemente avvicini il cellulare al dispositivo, il POS diciamo, e quindi tu puoi pagare. Ma c'è un altro metodo tutto italiano che funziona molto bene, di cui vi ho già parlato una volta in questo podcast, ma oggi voglio spiegare una funzionalità davvero davvero utile per il proprio business, per le proprie attività. E questo metodo di pagamento si chiama Satispay. Trovi il link nelle note dell'episodio. Cliccando su questo link tu puoi ricevere anche un bonus di 5 euro che ti regalano, così semplicemente cliccando su quel link e iscrivendoti naturalmente al servizio di Satispay con un codice mio personale che mi ha dato Satispay. Io, come dire, non voglio fare pubblicità per guadagno, ma semplicemente te lo consiglio questo metodo perché funziona e io lo uso molto molto spesso. Come funziona Satispay? Satispay, una volta che tu ti sei iscritto, colleghi attraverso l'app che puoi scaricare dal link che ti ho messo appunto nelle note dell'episodio, con l'app tu praticamente puoi collegare a questo conto virtuale, a questa specie di taccuino, di portafoglio virtuale, puoi collegare un IBAN, quindi un conto corrente che hai nella banca. Quindi non hai bisogno di carta di credito, non devi usare carta di credito e puoi usare tranquillamente questo IBAN. Il bello di questo sistema è che tu decidi quanto lasciare, diciamo, in questo piccolo taccuino, in questo piccolo portafogli. E quindi, per esempio, io ho messo 100 euro, quindi tu metti 100 euro e lui all'inizio ti prende dal conto questi 100 euro e sono sempre tuoi e ti li lascia lì sull'app, diciamo. E il metodo è molto semplice di pagamento. Quando tu arrivi dentro un locale, sono tantissimi quelli che usano Satispay, di solito c'è segnato con l'adesivo rosso all'esterno, e ti compare, se tu apri l'applicazione di Satispay nel locale, ti compare immediatamente questo locale, per esempio un bar, che ne so, una paninoteca, una pizzeria, un supermercato, oppure che ne so, dal parrucchiera o quello che vuoi. Quindi ti compare il nome e esattamente dove sei, quindi ti fa vedere come primo della lista dove tu stai in quel momento lì. Semplicemente metti l'importo che vuoi pagare e fai invio a loro. Sulla cassa gli arriva istantaneamente l'importo che tu hai pagato. Se tu durante il mese compi tanti di questi piccoli acquisti, naturalmente il tuo conto, per esempio di 100 euro, cala. A fine del mese, se tu hai speso per esempio 50 euro, Satispay ti prende dal tuo conto 50 euro e quindi ti rimette i 100 euro dentro il portafoglio. Quindi in sostanza all'inizio del mese tu hai sempre l'amount, quindi il totale dei soldi che vuoi spendere, e pian pianino quindi lui te li prende a fine ogni settimana, non del mese ma ogni settimana.
La cosa bella di Satispay è che c'è tutta una funzionalità interna chiamata cashback, che è molto utile ed è per questo che conviene usare Satispay, perché in moltissimi servizi e negozi, quando tu entri dentro un negozio, paghi quello che serve, e molti negozi offrono gratuitamente un cashback che varia dai 5 al 10, al 15, al 20, al 30%. Vuol dire che tu, se spendi 100 e hai il cashback di 15%, vuol dire che 15 euro ti ritornano nel tuo portafoglio, quindi decisamente conviene. La funzionalità in più che voglio presentarti oggi si chiama Satispay Business, perché tu puoi diventare un esercente, quindi chiedere dei soldi alle altre persone vendendo dei prodotti attraverso Satispay. Per esempio, se tu sei un libero professionista, ti iscrivi a Satispay Business, trovi sempre nel solito link anche tutte le informazioni necessarie, e quindi colleghi questo account di Satispay al tuo negozio fisico, per esempio, in modo tale che gli utenti, quando vanno nella tua postazione o a casa tua, se sei un libero professionista e lavori da casa, apparirà la dicitura che c'è questo negozio, che è il tuo nome, la tua ditta, nella lista dei negozi che compare in Satispay, quindi possono pagarti in quel momento. Ma la cosa geniale di Satispay è che tu puoi anche fare un negozio tra virgolette virtuale, che significa che non è localizzato in una via, in un numero di via, in una città, ma te lo porti dietro con te. Quindi tu puoi stabilire, diciamo, questo negozio virtuale, e ovunque tu sei, per esempio se tu sei un libero professionista che va a casa delle persone, dici mi paghi con Satispay, benissimo, allora in quel momento lui apre il cellulare e vedrà, dato che tu sei lì, vedrà lì il negozio tuo, quindi diciamo per esempio se sei un libero professionista la tua persona, e quindi può pagarti istantaneamente in quel momento. Insomma, è un sistema molto bello, collegato al tuo conto della banca, quindi non a una carta di credito, molto economico anche per l'esercente. Difatti loro gradiscono molto che tu paghi con Satispay, perché non pagano in sostanza commissioni molto meno di quelle di un normalissimo posto dell'uso di una carta di credito o di un bancomat, quindi loro sono molto contenti di usare Satispay, e tu pure, perché così paghi in modo molto semplice, in modo molto pulito, senza neanche avvicinare il tuo cellulare ad un POS, perché Satispay appunto non ha bisogno di un POS, ma solo di un normalissimo cellulare. Spero di averti convinto sull'uso di Satispay. Averlo nel cellulare è sempre comodo, perché in tanti momenti ti viene comodo pagare con questa forma così molto, molto semplice, e tra l'altro può anche servire per inviare denaro ai propri amici, al proprio partner, se anche lui ha Satispay, tac, con un semplice tap ovunque tu sei, anche se siete uno a New York e l'altro a Hong Kong, potete inviarvi del denaro in maniera molto semplice con la semplice applicazione di Satispay. E quindi spero di non averti fatto confusione sull'uso di Satispay, è molto più semplice delle mie parole. Se hai delle domande puoi scrivere nel commenti, alle note dell'episodio, tutte le tue domande, e io sarò molto molto felice di risponderti. Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La mia vita spaziale, e questa volta ti ho dato un piccolo suggerimento di un'app per il commercio, ma se tu scorri nell'elenco di tutte le puntate che finora ho pubblicato, sono più di 250 puntate dove trovi molti consigli per il business, per il lavoro, per il tempo libero, per la tua vita privata, per la tua vita professionale, piccoli tool, delle app, dei link, dei siti, dei libri talvolta anche utili per crescere proprio nel digitale. Quindi non mi resta che salutarti. Sai che in questa estate pubblico solo al sabato mattina alle ore 7, tutti i sabati mattina alle 7 c'è una puntata fresca fresca, con la colazione puoi ascoltartela, oppure portando fuori il cane, che ne so, o facendo la corsetta mattutina. Non mi resta che salutarti e augurarti di avere sempre di più una vita spaziale.
La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. A cura di Andrea Brugnoli.